Bentornate e bentornati a Dante 700, il podcast dantesco ideato e realizzato da Florence TV in occasione delle celebrazioni per il settecentenario della morte di Dante Alighieri. Come promesso alla fine della scorsa puntata, proseguiamo adesso il nostro viaggio negli universi paralleli dei vari Dante a fumetti. Lo facciamo con un ospite speciale, è un fumettista ovviamente, ma soprattutto è uno degli autori che ogni settimana crea le storie di quei mondi fantastici che sono Topolinia e Paperopoli e che da circa 80 anni tengono compagnia a generazioni di ragazze e ragazzi. Lui si chiama Francesco Artibani e la sua carriera non è legata solamente a Topolino, anzi ne ha create di storie disneyane, ma non solo. E tra le varie non posso dimenticare quelle legate a uno dei miei personaggi preferiti, ovvero Paperinik, quello anni 90, della serie Pick Up ovviamente. Ho ancora l'enorme successo di un fumetto per cui scomodare il termine rivoluzionario non è un azzardo, essendo uno dei primissimi per ragazze della Disney. E mi riferisco alla serie Witch, per arrivare a Killian o Monster Allergy, senza dimenticare la collaborazione con un totem del fumetto italiano, Lupo Alberto, diventandone uno dei principali sceneggiatori non solo per il fumetto ma anche per la serie TV, perché la televisione e i cartoni animati sono un po' la sua seconda casa e Artibani può dirne di averne fatte anche lì, perché c'è anche lui dietro il successo di Winx Club con 4 serie e 2 lungometraggi, e ancora Tom e Oscar, Sopra i tetti di Venezia, Pop Pixie, Mostri e Pirati, Le straordinarie avventure di Jules Verne, Spike Time e Il generale e i fratellini d'Italia. Noi però lo abbiamo intervistato con un intento ben preciso, e cioè parlare, come immagino ormai abbiate già capito, delle parodie e di altre storie dantesche apparse su Topolino. E quindi, dopo la Divina Commedia e la vita di Dante a fumetti di Marcello, torniamo di fatto alle origini, ovvero al 1949, all'Inferno di Topolino, la prima vera parodia dantesca a fumetti, che peraltro, in occasione del settecentenario dantesco, è stata ristampata insieme a nuove e vecchie storie disneyane legate all'Alighieri, come per esempio il nuovissimo Paper Dante, a cui abbiamo accennato nella rassegna stampa dantesca della nona puntata, o l'Inferno di Paperino, come detto oggi riproposto al grande pubblico, ma con un notevole successo, e ce lo spiega proprio Francesco Artibani. Ha appena fatto questo, è uscito questo volume con intanto di Giunti con Paper Dante, che era questa nuova storia, però in forma di in prosa, quindi era un racconto, però dentro c'erano le due parodie dantesche praticamente, quindi l'Inferno di Topolino e l'Inferno di Paperino, e quella è stata l'ultimissima ristampa che tra l'altro è andata come edizione, è andata benissimo, chiaramente col traino dell'anniversario e col traino di questa storia nuova, per cui la gente, vedevo le classifiche di Amazon, il più venduto nella categoria libri per bambini è Paper Dante, ed è una notizia interessante perché al di là del racconto nuovo gli ha fatto rileggere due classici, insomma, uno del 49, l'altro mi pare dell'87. Comunque le due storie dantesche ci sono, quindi è stata una riproposta interessante. Classe 1968, romano, Francesco Artibani inizia la sua personale storia d'amore con la Disney nel 1991 e ben presto si trova a collaborare con il mensile Paperino, che battezza il suo esordio nel numero 148, ottobre 1992, con la storia di Zio Paperone e il viaggio della moneta. Pochi mesi dopo esordisce anche su Topolino, esattamente nel gennaio del 1993, con Topolino e il Fantasma Canoro, parodia, ma guarda un po', del Fantasma dell'Opera. E fu solo la prima di molte altre, come ad esempio quelle legate alla serie del Teatro Alhambra. Per la cronaca, è esistito veramente un Teatro Alhambra nella Roma di fine Ottocento, distrutto da un incendio nel 1902, e nello stesso periodo ce n'era uno anche a Firenze, raso al suolo negli anni 60 per far spazio alla sede della Nazione. Così Artibani si trovò a fare i conti con dei veri e propri classici, come il Visconte dimezzato di Calvino, oppure scritte insieme a un certo Lello Arena, Le furberie di Scapino di Molière e Miseria e nobiltà di Edoardo Scarpetta, pièce teatrale resa celebre dal figlio di questi, Edoardo De Filippo, e da Totò. Successivamente si arriverà fino ad altri classici come Lo strano caso di Topo Jekyll e Mr. Mike e Moby Dick. Insomma, chi meglio di lui poteva spiegarci come nasce una parodia Disney? Allora, in generale, diciamo quelle che sono le regole attuali di una parodia Disney. Diciamo, chiaramente si prende intanto un qualcosa di parodizzabile, insomma, di adattabile a quello che è il pubblico di Topolino. E si cerca in qualche modo di trovare subito la chiave narrativa, cioè se deve essere una parodia fedele all'opera originale, quindi se fai i Tre Moschettieri sarà una parodia in costume ambientata nella Francia del tempo, eccetera eccetera, o se fai invece un adattamento più bizzarro in cui prendi la trama e la
la riadatti ambientandola in un'altra epoca. E Guido Martina in questa cosa era uno specialista, perché più di una volta prendeva trame complesse come la Gerusalemme liberata di Tasso, oppure l'Oro del Reno di Wagner, prendeva opere liriche così, e le riadattava in tempi, in un'epoca contemporanea, insomma. Quindi faceva una serie di interventi estremi. Però la regola principale è proprio quella di cercare di salvaguardare il tema, i contenuti dell'opera che si va a parodiare, e allo stesso tempo rispettare le caratteristiche dei personaggi disneyani che vanno a interpretare quell'opera. Io personalmente posso portare un esempio, appunto, del tutto personale. Qualche anno fa ho fatto un adattamento di una parodia, anzi, adattamento, perché non c'era nessuna parodia nel senso del grottesco, della presa in giro. Un adattamento di Moby Dick di Melville, che è un'opera che sicuramente è complessa da adattare per Disney, perché hai lì dentro temi forti, hai la morte, hai la caccia alle balene, hai tanti elementi che non hanno niente a che fare con Disney. E però, lavorando, insomma, togliendo gli elementi più scabrosi e andandoli a sostituire con qualcosa di più leggero, più divertente, si riusciva comunque a mantenere la riconoscibilità dell'opera di Melville e la riconoscibilità dei personaggi che interpretavano Aqab e gli altri protagonisti del racconto. Quindi quello è un po' il lavoro, è un po' un lavoro di bilanciamento. Si arriva quindi al fulcro di questa puntata e di questa intervista, l'inferno di Topolino. È a tutti gli effetti la prima parodia a fumetti disneyana, non solo della Divina Commedia di Dante, ma in assoluto, e forse si potrebbe allargare a memoria il campo anche al di fuori dell'universo Disney. Di fatto, la parodia nasce con Topolino, o meglio, con il formato della rivista che conosciamo noi oggi e che esordì proprio nell'aprile 1949. L'inferno di Topolino, invece, comparirà in ottobre nel numero 7 e accompagnerà i lettori sino al numero 12. L'autore dei testi è un umanista a tutto tondo, Guido Martina, che non solo cerca almeno inizialmente una coerenza con l'opera dantesca, ma addirittura accompagna l'azione di Pippo nei panni di Virgilio e di Dante e Topolino con didascalie di terzine incatenate. A disegnarla invece la vicenda è Angelo Bioletto, anche lui piemontese come Martina, ex illustratore della Stampa, che in quel 1949 peraltro passa indirettamente da Cannes, perché c'è anche lui tra i disegnatori della Rosa di Baghdad, il primo lungometraggio animato italiano presentato proprio al Festival del cinema. Per il resto, su come nasca effettivamente l'inferno di Topolino, ancora oggi aleggia una sorta di mistero che rende ancora più particolare questo stravagante capolavoro. Su come abbiano fatto Martina Bioletto nel 49, onestamente non lo so, nel senso che non ci sono testimonianze del tempo. Una serie di congetture, insomma, io voglio dire, penso semplicemente al fatto che in quel momento Martina era l'unico autore di Topolino. Non c'erano altri sceneggiatori, ancora dovevano arrivare le nuove storie, ed era autore, era redattore, era responsabile delle traduzioni, cioè faceva un po' quello che gli pareva, insomma, in parole povere. Per cui lui, da persona estremamente colta, letterato, professore, eccetera, eccetera, ha preso, insomma, un'opera fondamentale come appunto la Divina Commedia e si è inventato questo adattamento che io l'ho riletto anche in tempi recenti ed è veramente folle, diciamo, per così dire. Cioè, è una cosa che oggi non avrebbe nessuna speranza di essere pubblicata su Topolino, perché, come possiamo dire, lo dico col massimo affetto, non vorrei essere travisato, è un'opera sbagliata su qualunque livello. Cioè, sono sbagliati i contenuti, è sbagliata la messa in scena, però è bello per questo, perché è un'opera che oggi è improponibile. Nel 49, questo a me dà molto da pensare, era normale avere su Topolino un'opera così colta, così complessa, perché Martina fa un lavoro complessissimo, insomma. Quindi, beh, insomma, per dire, cioè, l'ha fatto perché nessuno gli ha impedito di farlo, però oggi non potrebbe farlo sicuramente. L'antefatto, forse sarebbe meglio dire il canto introduttivo, vede Topolino e Pippo sul palco recitare la Divina Commedia a teatro. È un successo, ma non per Gamba di Legno e Abdul, celebre mago del Belucistan, presente in platea con l'intento di rovinare la pisse. Non riuscendoci, Abdul ipnotizza i due, facendogli credere di essere veramente Dante e Virgilio, tanto che Topolino scambierà Mini per Beatrice, scatenandone l'ira. Rendendosi conto che qualcosa non quadra, Topo Dante e Virgipippo decidono di capirne di più proprio grazie alla Divina Commedia, ma si addormentano e vengono proiettati
proiettati veramente all'inferno, dove incontreranno personaggi danteschi come Caronte, vecchie conoscenze, ad esempio un irascibile Paperino, e una serie di dannati sui generis con molta attenzione all'attualità dell'Italia del dopoguerra. E quindi questi dannati prendono la forma di scolari scapestrati, burberi professori, indovini scommettitori o arbitri corrotti, e alla fine incontreranno anche i due autori, Martina e Violetto, puniti per la loro parodia proprio da Dante Alighieri. Ed è qui, sul confronto con quell'attualità, che si sofferma Artibani. Parlando di quello del 49 di Martina e Violetto, intanto mi ha colpito il fatto come l'opera parte in maniera molto complessa, cioè comunque all'inizio è molto attinente al lavoro di Dante Alighieri, per cui insomma quando parla dei sofisti, cioè quando parla di filosofia, insomma ora immaginiamo una cosa del genere sulle pagine di un giornale come Topolino, no? Quindi lì proprio lui parte dritto, sparato sull'opera, concentrato, poi a un certo punto forse si accorge che stava andando che era troppo pesante, che era troppo complesso, insomma, e quindi la butta appunto sugli arbitri corrotti e altre cose più pittoresche del tempo. Ma colpito sicuramente questo bilanciarsi, questo muoversi tra la cultura alta, per così dire, quindi tra i riferimenti danteschi, e poi andare un po' più sulla cronaca, sullo spicciolo, buttandolo anche in parodia quando si fa lui e l'autore vengono raffigurati alla fine incappucciati con Dante che li rimprovera. Insomma, quindi diciamo è come se nel finale avesse avuto un richiamo un ritorno in qualche maniera alle atmosfere più leggere. Un altro aspetto che colpisce il fumettista è la complessità dell'opera di Martina e Violetto, tanto che viene quasi da pensare che, proprio come è avvenuto per la commedia dantesca, anche per quella disneyana forse sarebbe utile un apparato di note esplicative. A me quello che affascina di quest'opera qui è proprio la sua complessità, nel senso che tu per apprezzarla devi conoscere Dante, quindi questo c'è poco da fare, cioè, perché se non conosci l'opera, sì, capisci qualcosa ma non capisci tante cose, ma non solo devi conoscere Dante, devi conoscere la storia, la filosofia, devi conoscere un mucchio di cose che evidentemente nell'Italia del 49 non erano così strane, cioè non era anomalo avere un pubblico di base per Topolino più colto, più preparato di quello. Quindi ci dà da pensare, cioè ci dice che la scuola dell'Italia del 49 probabilmente preparava i lettori in maniera diversa. Non è un discorso il mio, nostalgico su una scuola più di impostazione più classica, però sicuramente da pensare, perché oggi, ripeto, quei contenuti non sono proponibili perché sono troppo difficili, sono troppo complessi e oggi servirebbe per apprezzare l'opera di Martina, servirebbe proprio avere le note, no? Come quando leggi la Divina Commedia, c'è la parafrasi, c'è tutte le note esplicative, servirebbe un lavoro del genere per capire a chi si riferisce. E anche sul piano disneyano servono delle note, perché l'opera è piena di personaggi che provengono al di là dei personaggi dei fumetti, ma personaggi che arrivano dai cartoni animati, quindi ci sono i tre caballeros, il drago riluttante, tutta una serie di personaggi di quello che era il cinema disneyano fino agli anni prima degli anni 50, perché ovviamente non c'è tutto quello che è arrivato dopo, però Martina fa questo lavoro, fa questo minestrone gigantesco e butta dentro i gironi dell'inferno di tutto, insomma, mescola, stravolge i caratteri, mette in scena cose truculente, no? Il zecchiere lupo che viene devastato da un'esplosione e viene divorato dalle galline, cioè delle cose oggi veramente veramente incredibili, insomma, però sono contento tra l'altro di queste riproposte, perché sono riproposte integrali, non hanno fatto interventi, censure. Ma quello di Topolino non è l'unico inferno partorito dalla creazione Disney, perché 40 anni dopo anche Paperino, guidato da Archimede Virgilio, si ritroverà nell'antro di Belzebù, dove vengono puniti inquinatori, sadici burocrati, teleradio dipendenti e piromani, e più in generale la civiltà dei consumi. Un inferno, quello creato da Giulio Chierchini e Massimo Marconi, più fumettistico e meno letterario, con didascalie in terzine sì, ma decisamente scorrevoli e in generale più vicino alla nostra attualità. Invece sull'opera anni 80 di Chierchini, Giulio Chierchini, che è stata però, per quello che riguardava la parte delle terzine, è stato aiutato da Massimo Marconi, che è sceneggiatore, era caporedattore della sezione fumetto, quindi
era un grande conoscitore della sceneggiatura. Quella lì la trovo sicuramente un'opera più, come dire, che regge meglio al tempo, alla prova del tempo, perché non ha tutto quel fardello, no, con gli orpelli classici sopra che vanno a appesantire la lettura di Martina. Quindi è una storia molto più leggibile, perché parla di cose che, anche se sono passati quasi 40 anni da quella storia, parla comunque di inquinamento, di burocrazia, di rispetto dell'ambiente. Quindi parla di cose più immediate e secondo me fa più effetto vedere il piromane nel girone infernale in cui viene punito, trasformato in albero e bruciato, insomma, quindi perché parla di cose che i bambini attuali possono facilmente capire. Quando ci sono gli inquinatori che buttano i rifiuti dove non dovrebbero buttarli, i pirati della strada che non rispettano la segnaletica, i pedoni, sono tutte cose che rientrano nell'esperienza. Quindi diciamo che da un punto di vista di leggibilità, quella di Chierchini e Marconi è sicuramente, secondo me, è quella che regge meglio la prova del tempo. Però l'altra, insomma, è come se uno va a fare le pulci all'Iliade perché il linguaggio non è scorrevole, insomma, non lo fa, cioè è un classico, sta lì, lo studi, cerchi di capirlo, ma sono due storie diverse, ecco. L'attualità dell'Inferno di Paperino fa riflettere. Molte delle pene riservate infatti ai dannati di 35 anni fa sarebbero perfettamente adattabili ai nostri tempi, tanto da far pensare che, insomma, siamo più o meno alla stessa pagina. Preoccupante anche, diciamo. Se uno facesse una versione attuale oggi, si aggiungerebbe, non lo so, gli eter che sui social inquinano qualunque conversazione, ci aggiungerebbe un po' di cose più contemporanee, però quei temi lì, no, ambiente o certi valori, no, quelli rimangono, purtroppo rimangono, però è anche un bene perché la storia è ancora oggi perfettamente leggibile. Quella di Martina ha bisogno forse di un affiancamento, di qualcuno che gli spieghi ai lettori cos'è quello, cos'è quell'altro, da dove arriva quel personaggio, però vabbè. Insomma, sono due approcci molto diversi. A questo punto era inevitabile chiedere chi finirebbe oggi in un inferno disneyano per Francesco Artibani, sempre molto attento infatti alla nostra attualità e anche molto attivo sui social, in particolare per difendere Topolino da chi oggi troppo spesso lo usa come esempio di lettura leggera, quasi frivola, insomma il classico "Ma che l'hai letto su Topolino?". Eppure io ricordo che la mia maestra delle elementari a noi alunni diceva sempre l'importante è leggere qualsiasi cosa va bene, anche Topolino, soprattutto Topolino, perché in realtà il mondo di Topolini e Paperopoli, come spiega Artibani, sono portatori di valori che forse oggi stiamo un po' perdendo. A parte il fatto che chiaramente su Topolino non puoi mettere personaggi, come dire, reali, presi dalla politica o però forse proverei a rileggere in chiave contemporanea categorie già presenti nell'opera di Dante, però insomma ci metterei sicuramente, cioè parlerei non so, dell'egoismo, dell'ignoranza, del sentimento antiscientifico, anche se Dante forse non avrebbe mai affrontato il sentimento antiscientifico, però ecco, parlerei di tutto quello, cioè metterei all'inferno tutto quei soggetti, quegli elementi che in qualche maniera vanno a rallentare, no, l'evoluzione sana di quella che dovrebbe essere appunto la convivenza civile e così via. Quindi è chiaro che su Topolino non posso mettere all'inferno, anche se ce li metterei volentieri, gli omofobi, i razzisti, però sicuramente troverei forse una formula per parodiarli senza parlare espressamente, esplicitamente di loro. Per cui insomma, tutti coloro che negano comunque un diritto a qualcun altro o la libertà di qualcun altro o pretendono di imporre in maniera autoritaria, totalitaria, ecco, quelle sono tutte categorie che forse al tempo di Dante avevano altra forma, non c'erano come le conosciamo noi oggi, però ce li metterei. Quindi, insomma, qualche personaggio così ce l'aggiungerei. Personaggi che non ci sono nella storia di Martina, non so, penso a Macchia Nera, ecco, Macchia Nera un posto ce l'avrebbe come persona che, come dire, che trama per il male, che non opera per il bene, insomma, una rappresentazione del male, Macchia Nera, sarebbe perfetto. Però, insomma, le categorie sono tante. Per me è essenzialmente un tema che nelle storie Disney che scrivo, indipendentemente dalle trame, però è sempre parlare di questioni civili, cioè parlare di rispetto, parlare di comprensione dell'altro, senza andare a toccare temi troppo elaborati e troppo complessi, però per me i personaggi disneyani sono personaggi estremamente civili, cioè sono personaggi che del rispetto del prossimo ne fanno proprio una bandiera, cioè Topolino
se aiuta un altro, non è che sta a guardare la provenienza, il colore, l'inclinazione o quant'altro. Aiuta per aiutare, perché uno è in difficoltà e lui lo aiuta. Quindi questa semplicità nei rapporti che c'è nei personaggi disneyani, ecco, insomma, per me è lo strumento migliore per parlare di tante cose. In questa nuova versione dell'inferno, ecco, sì, qualche cosa. Forse tra l'altro non ci sarebbe neanche bisogno di mandarli all'inferno, cioè semplicemente fare una sorta di inferno in terra, è abbastanza. Cioè uno esce e tutte queste cose brutte le vede, le trova, le incontra, però non vorrei, allo stesso tempo un inferno serve perché non possiamo inscenarlo a Topolini, a Paperopoli, che sono così per antonomasia dei luoghi tranquilli, sereni, dove sì ogni tanto c'è qualche sconvolgimento, però ecco, non hanno niente di infernale o di terrificante, ecco. È venuto naturale anche chiedersi allora quale sia il rapporto di un artista come Francesco con il sommo Dante. Da un punto di vista scolastico, avendo fatto una scuola professionale, non ho lavorato bene sull'opera di Dante, ovviamente, quindi l'ho fatta in maniera molto superficiale. Però Dante, ora che mi ci fai pensare, insomma, poi sto facendo questo collegamento in casa dei miei genitori per avere più tranquillità. No, perché proprio qui, in realtà, appunto, da ragazzino, da bambino, ma anche piccolo, il primo approccio è stato con Gustave Doré e la sua Divina Commedia, che era di mia madre, no? E quindi io su quelle illustrazioni lì veramente ci ho perso le giornate, insomma, cioè perché mi piacevano, mi spaventavano, mi incuriosivano. Ogni volta era come dire, un viaggio diverso, no? E questo ancora prima di aver letto Martina e Bioletto, che è stato fumettisticamente invece il mio primo contatto con Dante. Per cui devo dire, ripensandoci a posteriori, no? In qualche maniera sicuramente quel materiale lì, quelle illustrazioni, poi dopo chiaramente leggevo anche i testi accanto, ovviamente ne capivo un decimo di quello che leggevo, perché però, ma in realtà mi è servito tantissimo perché mi ha messo in moto tutta una serie di cose che poi professionalmente mi sono servite e mi servono ancora oggi. Cioè, ne faccio tanti esempi. Il primo è proprio questa capacità immaginifica, no? Di visualizzare, di immaginare mondi, situazioni, che è una cosa che in Dante, voglio dire, è totale, insomma, cioè è un viaggio allucinante. Su più livelli, così. E quindi quella è una prima cosa. Poi la seconda cosa, l'illustrazione di Doré, cioè il fatto di trasformare le parole in immagini, no? Che è poi quello che faccio di mestiere, cioè io scrivo e qualcun altro traduce in immagini. Il fatto che quelle parole così evocative, così anche incomprensibili per me, bambino, poi diventassero quella roba lì, invece quelle immagini così potenti, è stato un passaggio, no? Cioè proprio capire come dalla parola arrivi al disegno. Poi, ad esempio, le note, io leggevo tutte quelle note, quindi di personaggi storici, così. Quindi scoprire tutta la parte di approfondimento storico che c'era dietro un personaggio, dietro una figura mitologica e così via, è quello che poi nel mio lavoro faccio regolarmente, nel senso che io magari parto da un particolare, vado ad approfondire, parto da una storia vera e ci costruisco una cosa finta, cioè questo continuo passaggio tra il reale, la storia e l'invenzione è un'altra cosa che. Quindi così, adesso che mi ci fai pensare, forse le trovo più collegamenti di quanti non pensassi, no, di averne con Dante, però di fatto lo studio dell'opera dantesca mi manca tantissimo, cioè mi dedico di più allo studio della letteratura latina, ai classici, ma quello perché per mia passione personale, per la mia attività parallela, che è quella della speleoarcheologia, per cui entro in luoghi assurdi nella Roma antica. Però ecco, sono tutte cose che secondo me sono riconducibili a soprattutto ecco, questa attrazione per il sottosuolo, insomma, che non è mai la discesa infernale di Dante e Virgilio, però è una cosa che ancora oggi ho e pratico soprattutto, insomma, perché ogni volta che posso vado sottoterra, ecco. Ed è proprio in relazione a questa sua affascinante passione che Artibani ricollega alcuni episodi danteschi che lo hanno particolarmente colpito, come quella dei simoniaci ficcati a testa in giù nella terra coi piedi arroventati fuori, ma anche quello macabro del conte Ugolino con la sua sfumatura leggendaria di cannibalismo che incuteva timore e allo stesso tempo curiosità nel Francesco bambino. Le parodie, per quanto possano essere fantasiose, non riescono mai a superare la vena immaginifica di Dante. Quindi, no, beh, di Dante, a me, chiaramente tutte le creature
terrificanti, sono quelle che mi divertivano di più. Da bambino, diciamo che la cosa che mi colpiva, che la leggevo sempre, era ovviamente la vicenda del conto Golino. Il conto Golino per me era un personaggio. No, divertente no, però a me le immagini di questo qui che morde i figli, che mangia i figli, era una roba, era spaventoso, perché era un po', da una parte era l'orco delle favole, no? Erano quelle storie lì, era Pollicino, erano quelle storie mostruose, di favole piene di cose orrorifiche, insomma, però tutta quella parte lì mi colpiva. Mi colpivano anche, mi chiedevo sempre da ragazzino invece, cioè mi medesimavo nei dannati, no? Quindi quelli a testa in giù, erano tutte quelle robe lì che mi davano anche angoscia, insomma, quindi che poi mi accorgo che ancora oggi che vado sottoterra, quelle immagini sono quelle che mi danno più angoscia, cioè il fatto di rimanere a testa in giù in un pozzo con i piedi che spuntano fuori, lì dannati ci stavano per l'eternità, a me se capita ci muoio e finisce il discorso. Sì, no, sono molto vivide, quindi sì, Dante soprattutto, Paradiso Purgatorio, niente, cioè per me è pur avendo visto le immagini bellissime, l'ascensione, cose meravigliose, così, però le immagini sono quelle lì, della sofferenza, del dolore, delle crudeltà orrende. Poi non ho un'indole così sadica, però da bambino quella roba, per come sono rappresentate, che poi erano terribili ma anche bellissime, perché le rappresentazioni di Dorè, ma anche degli altri che ne hanno fatte altri, penso a edizioni recenti come quella di Gabriele Dell'Otto, che è un fumettista, illustratore eccezionale, però quel fascino lì non l'ho mai più trovato da nessun'altra parte, insomma, quel binomio lì, Dante Dorè, è veramente per me insuperabile, non c'è parodia disneyana che tenga, ecco. Insomma, è inevitabile fare i conti con Dante, e a volte scopriamo che ci ha influenzato spesso molto più di quanto possiamo immaginare. Non puoi prescinderne, cioè, insomma, poi chiaramente non hai la competenza di uno che lo studia per tutta la vita, evidentemente, insomma, però che a livello semplicemente di suggestioni, sì, è fondamentale, anche al di là di Martina e Violetto, anche per capire la storia di Paperino e il Ghibellin Fuggiasco. Questo per dire anche quanto il fumetto italiano, quanto anzi il fumetto di Topolino in realtà sia legato proprio alla cultura, e come a me piace molto il modo in cui riesce in qualche maniera così a comunicare, a raccontare cose apparentemente molto distanti dal fumetto con il linguaggio del fumetto. Quindi se Martina e Violetto sono un esempio estremo, perché sono molto più vicini alla parte letteraria che non alla parte fumettistica, però il fatto che Topolino possa prendere appunto le vicende dei Guelfi e dei Ghibellini e trasformarle in fumetto e divulgare, insomma, Dante attraverso i fumetti, e questo la trovo una cosa molto bella. Eh già, Messer Paprio e il Ghibellin Fuggiasco, altra storia di ispirazione dantesca creata da Guido Martina e che è stata riproposta per lo scorso Dante D sulla rivista. Messer Paprio è un ricco mercante fiorentino nato dalla mente dello stesso Paperon de Paperoni, che sta scrivendo un libro, ovviamente non per spirito letterario ma per guadagnarci. L'ambientazione ovviamente è quella della Firenze del 300, in piena guerra tra Guelfi e Ghibellini. In questa situazione caotica Messer Paprio metterà in salvo il suo amico Dante Alighieri, reo di aver sposato la causa ghibellina, nascondendolo in mezzo a un gregge di pecore, ma finirà lui stesso nelle mani dei ghibellini che, credendolo guelfo, costringeranno Messer Papero e il solito Paperino all'esilio. Fra le parodie, poi, spicca anche Paolino Pocatesta e la bella Franceschina, con protagonisti Paperino e Paperina nei panni di Paolo e Francesca, sì, i Paolo e Francesca Danteschi. Insomma, così tante sono le parodie, o comunque i fumetti di ispirazione dantesca, che si fa fatica a scegliere la più riuscita, prendendo in esame non solo quelle disneyane, ma anche tutte le altre uscite nel corso degli anni, dal Dante di Marcello, appunto, a quello di Gonagai, anche se Francesco Artibani, da questo punto di vista, su quale sia la migliore parodia, insomma, non ha dubbi. No, di Dante a fumetti, ripeto, purtroppo pur avendo una serie di resistenze, per il fascino che ha ancora oggi, sicuramente quella di Martina e Violetto rimane la mia preferita, perché è la più bizzarra, la più folle, insomma, è quella in qualche maniera più visionaria, insomma, in linea con quello che è il racconto originale di Dante. Quella di Toninelli l'ho letta su Fumo di China, l'ho letta di quella, apprezzavo tantissimo proprio la, come possiamo dire, l'attenzione, la costanza, perché Martina comunque tira via, cioè insomma va avanti, cioè, fa dei tagli, dei salti, invece Marcello Toninelli ha fatto un lavoro veramente
capillare, insomma, si è soffermato sui personaggi, quindi lui ha un merito particolare, insomma, dal punto di vista dell'attendibilità. Di Gonagai, ma ci metto dentro anche Devilman, che è un altro da una costola di no, lì, quello sì, lì sì, siamo su un altro linguaggio, un altro mondo, un altro modo di fare fumetti, però insomma quello è anche molto affascinante. E anche questa puntata di Dante 700 finisce qui, come al solito. Se avete suggerimenti da proporci o semplicemente volete lasciarci un commento, potete farlo scrivendo sul nostro canale Telegram oppure via mail a redazione florencemultimedia@gmail.com. Prima di lasciarvi, però, vi voglio dare un paio di anticipazioni. Oltre alla classica rassegna dantesca per l'ultima puntata di maggio, infatti, apriremo il mese di giugno con un altro ospite decisamente speciale ai nostri microfoni, ovvero il giornalista Aldo Cazzullo, autore del successo Arriveder le stelle, Dante, il poeta che inventò l'Italia. Insomma, 2 settimane in cui interromperemo il nostro viaggio nel rapporto tra Dante e il fumetto, ma in verità giusto il tempo per preparare le valigie, metaforicamente parlando, perché per la puntata del 12 giugno si vola in Giappone con sotto braccio proprio la citata Divina Commedia di Gonagai. A questo punto, ad Andrea Biagioni non resta che augurarvi, come al solito, buon viaggio con Dante.